Ciao ragazze, allora, questo è un video liberatorio, dunque della serie non bisogna mai abbattersi. Io ho la mia cucciola Allegra e da 6 anni e mezzo e già sapete quanto, che valore ha per me. Già da piccola, piccolissima, appena me la portarono, aveva sempre una tosse, non una tosse, però si sentiva un po' un respiro un po' affannoso. Passati gli anni, le fu diagnosticata una trachea collassata. Mi sono informata, è stata curata qui a Shanghai da una delle migliori cliniche che c'erano allora. Con una terapia abbastanza forte, lasciando perdere che ha avuto anche una gravidanza voluta da me perché volevo che almeno lei avesse un prosieguo del suo essere. E purtroppo è andata male, erano 3 cuccioli che sono nati in anticipo, per cui se ne salvò solo uno, Lapo, e morì dopo un po'. Vabbè, detta questa premessa, l'abbiamo curata per la trachea collassata. Mi sono informata dappertutto nel mondo. Anche in America, a Miami, c'è stata una mia amica che si è data da fare alla grande per sapere se esistessero degli interventi chirurgici per bloccare questo problema, ma tutti con esito positivo, non ti davano assolutamente nessuna garanzia di guarigione ed in più, mi avrebbero bloccato nel luogo dell'operazione per diversi mesi, cioè non sarei potuta rientrare alla base subito dopo l'intervento. Poi una mia amica ha aperto una clinica e in pratica si è scoperto che il problema più grosso di Allegra c'era una bronchite mal curata dal veterinario precedente. Il nuovo veterinario italo-americano ha curato prima, si è preoccupato prima di curare la bronchite e dopodiché avrebbe pensato a vedere cosa fare per il prolasso tracheale. Nel frattempo lui è andato via, non ce l'ha fatto a resistere qui in Cina e comunque i medici che sono presso la clinica di questa mia amica sono medici eccezionali. Io non sapevo che i cani di piccola taglia, soprattutto i cani che mangiano pochi croccantini come Allegra, hanno bisogno di avere periodicamente la pulizia dei denti, per cui avevo deciso di fare la pulizia dei denti e questo per Allegra significava un piccolo intervento. Quindi sono andata a fare la visita per fare la preparazione al piccolo intervento, antibiotici, eccetera, eccetera. Al momento di decidere per l'intervento sono andata lì una mattina, abbiamo fatto il prelievo del sangue e si è scoperto che aveva dei problemi ai reni e in più delle calcificazioni ai polmoni. Bene, quindi da una cosa stupida quale la pulizia dei denti, grazie a questa cosa che è apparentemente stupida, ma comunque molto vitale, perché si tratta così di evitare che i denti si perdano e comunque vengano dei problemi alle gengive. Quindi ho provveduto a fare questa cura che è durata 15 più 15 giorni, quindi 30 giorni per i reni, quindi è tutto ritornato nella normalità, e in più degli antibiotici che sono durati, la cura antibiotica è durata 18 giorni per
per le calcificazioni ai polmoni e oggi sono riandata alla clinica per vedere l'excursus di se questa cura avesse portato dei risultati e i risultati ci sono stati. Però a quel punto mi ha detto, siccome Allegra è una cagnetta che sin da piccola, nel momento che si eccita, si agita, diventa ansiosa, anche quando la faccio lavare, impiego 2 ore poi per farla calmare, poi le viene il respiro affannoso e questo non le fa bene. Quindi mi ha dato una cura per aiutare l'apertura di questo prolasso tracheale. Il prolasso tracheale in pratica è qualcosa che molti cagnetti di piccola taglia ce l'hanno in Yorkshire, sono portati ad avere questa cosa. C'è un restringimento della trachea, quindi una difficoltà di respirazione. Allora, adesso mi ha dato una cura di 20 giorni. Allora, i polmoni stanno bene, i reni anche. E una cura di 20 giorni e dovrò dare questo quarto di pasticca, questo per il peso d'Allegra che oggi era di 2,8 kg, questo quarto di pasticca ogni 6 ore. Quindi significa che ogni 6 ore io devo dare questa pasticca. Ho avuto un momento di piccolo sconforto, è durato un attimo e stranamente mi succede che quando ho il piccolo sconforto, innanzitutto mi sono messa a piangere dal veterinario, poi ho preso il taxi. C'è stato il crollo e mi sono addormentata nel taxi e mi sono risvegliata solo quando sono arrivata a destinazione. Sono rientrata in ufficio, ho lasciato lì il cellulare. Ho ripreso la questione in mano, cioè ho fatto un po' di respiro perché 4 volte al giorno, nel giro di 24 ore, eccola che abbaia. Il giro 24 ore per me significa per fare tardi la sera, cioè l'ultima posso dargliela anche a mezzanotte e mezza, l'una non è un problema, ma io soffrendo di pressione bassa, la mattina è un disastro. Posso sfalzare solo mezz'ora, ma non di più. E quindi il medico mi ha detto che ci rivediamo fra 20 giorni per vedere se questo quantitativo di cura va bene, perché se va bene o comunque da riaggiustare, ridosare a seconda dei risultati che porterà, comunque sarà a vita. Io di questo sono felice perché se questo può servire sono ben felice, sono un po' stanca. Adesso la prima cosa che ho fatto è stato quello di prendere queste 20 pasticche. Magari fossi stanchissima veramente, ma più che fisicamente, mentalmente. Queste 20 pasticche le ho tagliate con una lametta abbastanza tagliente. Ho fatto tutte le varie dosi, mi sono segnata tutti gli orari e da stasera inizio. E niente, volevo condividerlo con voi, per loro si può fare tutto e si deve fare tutto. Ok? Va bene, allora buona vita ragazze. Io ho un casino con tutti i vari attrezzi, computer che era sballato, il desktop, il laptop che non mi funziona bene,
non posso vedere i video su iPad, non posso fare qua, non posso fare là, c'ho 10.000 cose, ma nessuno che funzioni come deve funzionare, ma vabbè, si vede che, come ho detto a Cristina oggi in uno scambio di commenti, questa sera si vede che devo fare 3 giri della sedia, si dice che facendo 3 giri della sedia poi tutto torna normale. Un bacio, buona vita e buonanotte. Ciao.